Questa che sto per dirvi non è una notizia bellissima, soprattutto per gli abitanti di New York. Noi già stiamo cominciando ad osservare gli effetti dei cambiamenti climatici, quello che è successo in Liguria ne è una prova, ma a New York addirittura è stata prevista uno scenario terrificante, apocalittico, drammatico, che sembra uscito da un film fantascientifico di Hollywood. Che cosa è successo? Che uno studio scientifico portato a termine da diversi studiosi della Cornell e della Columbia University avrebbe previsto che entro 10 anni, a causa del riscaldamento globale e dell'innalzamento del livello del mare, New York potrebbe essere sommersa dalle acque non appena si verificherà una pioggia particolarmente intensa, una tempesta più che altro. Il rapporto sono 600 pagine e sembra di una drammaticità sconvolgente perché non lascia scampo a New York. E secondo questo studio, i cittadini dovrebbero anche cominciare ad accettare quest'idea che nei prossimi decenni si avranno estati più caldi, inverni nevosi e grandi inondazioni, che provocheranno effetti devastanti, mettendo in ginocchio anche da un punto di vista economico gli USA. Secondo questo studio, in poco più di un'ora, più della metà delle strade di New York potrebbero essere invase dalle acque, le quali poi a loro volta scenderebbero e inonderebbero i tunnel che portano a Manhattan, che sarebbe il territorio più devastato, secondo questo rapporto, dell'intera città. La situazione non migliorerebbe nella decade successiva, cioè dopo il 2010-2020, con ancora più catastrofi. Infatti, in questo rapporto si segnala che se non si farà nulla per frenare lo scioglimento dei ghiacciai polari, le acque intorno a Manhattan si alzerebbero di 25 centimetri, mentre nel 2050 l'aumento del mare arriverebbe a un metro. Eh beh, lo scenario è facilmente immaginabile, tunnel, metropolitane, autostrade, ferrovie che attraversano il Bronx e passano sotto il fiume Harlem sarebbero inondate in pochissimo tempo, il sistema di trasporti pubblici sarebbe bloccato per mesi. I ricercatori hanno impiegato 2 anni per concludere questo studio. Il sindaco di New York, Bloomberg, sembra rimasto molto colpito, impressionato, e chi non lo sarebbe, da quello che è stato detto nello studio. Al fine del rapporto, gli studiosi però presentano anche dei suggerimenti, invitando gli amministratori a prendere provvedimenti per limitare eventuali danni. Quali sarebbero questi suggerimenti? Sono abbastanza dettati solo da un semplice buonsenso, e cioè quello di limitare lo sviluppo urbanistico nelle zone costiere e nelle zone pianeggianti attraversate dai fiumi. Magari prendessimo anche noi questo suggerimento in italiano, perché quello che succede sul territorio italiano è semplicemente dovuto al fatto che abbiamo costruito male, abbiamo cementificato l'alveo dei fiumi e naturalmente adesso ne cominciamo a pagare le conseguenze, visto che ci sono queste piogge particolarmente intense. Ma comunque, tornando a New York, per concludere, colui il quale ha portato avanti questo team di studiosi, che si chiama De Gaetano, suppongo che sia un oriundo, è un climatologo, ha detto che comunque questo fatto di queste intense piogge e inondazioni che si verificheranno fra 10-20 anni, se opportunamente convogliate, potrebbero addirittura diventare un'opportunità per New York, cioè nel senso che mentre ci sono delle zone che soffriranno di una forte siccità, le acque che arriveranno in abbondanza potranno essere capitalizzate e diventare una risorsa, cioè catturate e quindi utilizzate a fini produttivi e positivi. Come vedete, gli americani, come sempre affetti da forte pragmatismo, non si lasciano scappare nessuna opportunità, pur
pur di entrare a far parte del mondo della capitalizzazione anche delle acque, ma io non lo so se questa notizia avrà una realtà oppure semplicemente una di quegli studi fatti ad arte per fare delle pressioni su certe persone, sulla società americana, come l'alert di cui ho parlato qualche video fa. Grazie, alla prossima.